merda, quella è inclusa. Io 18.000 euro. Sì, non è. So chiudere una cazzo di collana, porco. Un amico che ci fa compagnia, che sorseggia con noi. Un quadrile che mi faccio lo shot. Ah, da. Non so chi sia, però c'ho il nome nella tabella. Ah, ma devo far pure io così, aspetta. Ah, certo. Ma mi poi piace. Non lo devi infilare, però è tipo appoggiato. Bro, perché io c'ho il capocchione. E io pure. Ma ti do il culo dei capocchioni. È vero, è sì, vero. Sì, certo. Sì, sì. Fatti il caffettino, ragazzi. Caffè! Indossi i miei stessi cappelli, bro, che ci vedo adesso uguale. Ma ti vado. Ma dov'è il quarto? Il Q4? Boh, io gli ho detto 11 e mezza a lui. Ah, ma chi è il quarto? Un amichetto. Scusa, sto sorseggiando. Tu che dici? Ci sei? Sì, certo. Sì, sì. Io non ah, ce l'ho. Scusami, caro. Chi ce l'ha in culo il Vale? Fuma la mia Icos. Dai, dammela. Però è un canino qua. Mi ha dipisciato un giubbotto, poi. Conigi. Apri un po' i calzini sporchi. Amo Luca Anu. Vabbè, bella. Vale. Alla fissa. Alla fissa. Raga, freddo è molto più buono comunque. Sì, a me piace tanto. A me piace tantissimo. Delizioso. Mi piace un botto. Però a me è molto buono. Vabbè, che ci scriviamo sugli occhiali? Chiediamo a loro che scrivono sugli occhiali. Consigliateci cosa scrive su sti occhiali. Io pensavo... Madonna, bro, stanno malissimo. Davvero? Ma sono... No, sono... Guarda me. Dai, stanno male. Perché devi fare prepotente? Tutti sei giovani. Te c'è il naso triplo del mio. Appunto, non sto vero. Dire. Ce l'ho più presso del tuo. No. Non il naso. No, quindi... No, stanno meglio a me. Ti credo, perché te c'è il naso piccolo. Magari. Me lo rifaccio tra 2 mesi. Vabbè, raga, delle scritte da mettere qua sotto. Sale e tequila e il limone lo lasci a desiderà. Ci sta. In effetti, è quello che non ho mai passato. Limonato una tipa in discoteca in tutta la mia vita. Io manco. Mica no, sono... ma che da ragazzino, dai. Manco. No, vabbè, da quando... Dai, con meridiani. Manco te, cucciolo. Se no, io pensavo gin, lemon e una X su gin. Io pensavo... Hug me. Succhiamelo. Ah, però pure basta io. Ami. Troppo giusto. Oh, eccolo. Guarda. Ma il Fede Fellini. Lo facciamo entrare. Non lo so, vediamo. Tanto lo salutiamo. Lo facciamo così. Si è dato, non gliene fotteva assolutamente una minchia. È ha entrato, perso. Ha fatto un check e poi è uscito. Ha fatto, vabbè, ha perso la sua occasione della vita. È lo stronzo. Oh Fede. Siamo il feffo. Fede bello. Oh, aspetta, bro, sono le 11 e mezza, non si può mettere. Mettiamo quello. Kiss me con la Kiss me. Kiss me. Casey. Buonasera. Dove sei? A Miami Beach? No, ma che... Sì, sono a Miami, non vedi la vista di Miami. Dai, dove sei? Stasera vieni. Sono a casa mia, dove devo essere? Stasera? Dove? A ballà. Va bene. Vai, vieni a casa mia adesso. Zio, io non ho ancora cenato. No, allora non fai in tempo. Noi a mezzanotte e 40. Dai, ordina una piadina e vieni, sbrigati. Portila qua. Io ho appena finito calcio, mi faccio una doccia al volo, cioè ci metto 20 minuti a guardare la tua. E allora non arrivi mai, perché noi a mezzanotte e mezza partiamo. Allora vieni direttamente all'Old. Stiamo andando al gatto noi stasera, raga. Va bene, ma vado direttamente lì. Ok, all'una. Giusto. Vabbè, adesso ti scrivo su WhatsApp. Sbrigate. Ti amo. Eccolo. Va bene. Ciao, raga. Bello, bro. Ci becchiamo dopo. Ciao. Ciao, il gatto. Al gatto. Io ho fissato Davide Vavala che ci dissa. Che ci dissa. Siamo i nuovi... La presa Twins. I nuovi... Ma Davide Vavala sta a Milano o sta simpando da qualche parte per la sua pischella? Sta simpando così. Sono il cagnolino della mia pischella. Che fai che ti chiamiamo a sto punto?
dai ragazzi, famo quest'altro lavoretto. Quel lavoretto di mano? Non so fare un tiro. Sotto il tavolo. Ha finito. Ha finito, ti ho detto. Raga, è inutile fare 10 shot alle 11 e mezza. Perché? Perché poi all'1 e mezza c'è scesa. Ma tanto abbiamo... Alle 11 e mezza? Bere. Ma si è bloccato tutto? No, devi fare così. Cioè, capito? Ci ha fatto lasciare. Ci ha fatto saltare tutti i commenti. Mo me li devo andare a leggere uno a uno, piano piano. Cioè, capito come sei? Sei proprio, proprio veramente... Scemo. Scemo. Iecolo! Iecola! Iecolo! Iecola! Il campione. Il campione. Di tra. Che fai? Che fai? Vado a aprire. Te ne vai? Ma già è andato lui ad aprire. Però ma questo braccio dove vuoi che vado, scusa? Piccoletto, niente di che. Cioè, letteralmente, non lo so. Puoi fare meglio. Non so che fare. Puoi fare meglio. Che dire. Non lo so, sono veramente troppo grosso, mi dà quasi fastidio. Forse smetto palestra per un po'. Beh, sai se te dovresti smettere un po' palestra, mi fai da boccia a me. È ironia, ragazzi, in realtà siamo piccoli, piccoli, piccoli. Tipo tra gli harder. Che fai? La maglietta che è XS. No, che cazzo sono S? Solo S. Che cazzo dici? Ti pare X? Ma come cazzo di vesti poi? Malissimo. C'è una valigia da 2 settimane. Ti pare che hanno detto sei secco. Di sicuro dicevano a te, non a me, bro. Quindi o te la prendi sul personale o gli sbrocchi. O la blocchi, Billy. 1v1. Quando ti pare? Ma era una pischella. No, era un uomo. No, dai. Le nuvole. Le nuvole non stanno bene. Cambiano forma, mi inviti a guardare il cielo, ma io guardo te sempre. Zitto, Tommaso Donatori, zitto! Il Tommy! È il Tommy che piscia sempre ogni sera. Guarda, guarda che... guarda che c'ho un brufolo sul tatuaggio. Lo vedi? Lo vedi là? Aia! Non è un brufolo, sì. È tutto bello. Se lo gratto va via. Gratta. Ah! 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 Zitto. Ah! Aia! È tipo questo qua che c'ho io qui. Guarda io quanti c'ho. Ma da quando? Da quando beviamo alcol tutti i giorni. No, secondo me non è l'alcol. È quell'altra sostanza stupefacente che ti cagli ogni sera. L'eroina. Oh, mi salvo io, ragazzi. Dici che l'eroina sì, no, che fa questo effetto? Sì. Che palle. No, dai. Ce l'hai da prima. Serve, sì. E quindi? Perché io bevo molto più di te. Sì. Beh, ieri dopo un drink ho fatto sono ubriaco, ragazzi, basta, basta. Io mi sono fatto altri 36 drink così. Verità, ieri ero... ma ieri ma chi ha pagato? Ieri ero. Ieri ma chi paga tutte quelle cose? Non se ne parla dopo. Ti giuro, non se ne fa possibile. Vabbè, lo faccio da solo. No, no, guarda, cazzo. Sfigati. Bro, dai. Bro, ci sono. Yo, baby K! Yo, baby K! Oh, mio Dio. Come va? Siamo live, che hai portato il verme? Senza verme dentro, vero? No, bene o male. Fatti salutare. Come stai? Va bene. Bello, bro. Ciao. Non posso. Bene. No. Hai riposato? Allora. Mi sono svegliato alle 3. Solo? Che sfigato. No, è alle 4. Così presto. Allora, con merda. Ci ha battuto. Vabbè, magari svegliassi sempre. Baby K. Mettiamo a posto da solo come dei coglioni. Questa live è inutile quanto la vita, ragazzi. Sì. Ti faccio una stupida. Perché non sapevo che fa un altro. Allora. Sono stupendi gli occhiali di da sole. Sì. Ah, dopo sono ancora più belli con la scritta. E quindi. Bella fra, bella per Ilaria. Un vomito, raga. Sto per vomitare. Lo riempio, infatti. Non è quello il mio. Ah, è vero. Vabbè, sto vomito. Perché la Twitch? No, sono... Nessun là. Davidino, che fai? Entri in live o entri in live? Dai. Collanetta, che bello. Ma poi questo... Che cos'è la collanetta? Collana? La collanetta. Oh, il Davidino. Amo. Buonasera. Ma già stai a dormire? Ma fra, ma sì, c'è un cazzo da fare qua, ti giuro. Ma infatti la sera che fai te? Di solito esco, ma oggi non c'è un cazzo da fare. È venerdì? Si fa di sabato.
Venerdì. Ma che il venerdì? Il venerdì è il giorno della settimana. Si comincia il venerdì. Quando vieni a Milano? Vengo domenica. Dopodomani? Sì, sto stanco un po' teoricamente. Finalmente, bro. Tipo una quanto? Una settimanella, te la fai? Ma sì, no, quello tranquillamente. Allora vieni a casetta mia, facciamo collab tele. Non puoi dirmi queste cose, però. Dai, bro, secondo me si può fare. No, no, si può fare, però mi emoziona, capisci? Ma te le tele dove le prendi? Io le prendo a Leroy Merlin. Marlene, come dai, ho capito. Oh, sottone! Ciao, Sottonino! Come stai? Il sotto. Quando torni a Milano? Domenica. Davvero? Sì, sa pure un po'. Ma per stare con gli amici o per fare una sponsor e scappare di nuovo dalla tua donna? No, no, sto per stare con gli amici, tranquillo. Bello! Ha detto che si fa pure 2 giorni da noi. Davvero? Dobbiamo lavorare io e lui, dobbiamo fare 2 cose insieme. Che ci vede dopo? Le tele, quelle robe artistiche. Ah, comunque, tra l'altro, mi stai infottando troppo anche con la palestra. Sì, bro, ma che vuoi fare? Scialla, perfetto, se stai una settimana da noi, fai la vita nostra e ci dici che ne pensi. Però devi partecipare anche alle serate, E sono rotto il cazzo di essere insicuro, capito? Solo per quello, quindi bello, fanculo. Ah, pure Tank, L'insicurezza la leviamo, bro. Ho salvato io Tank. Vabbè, scialla. Ora tutti... pure prima. No, sempre stato super egocentrico, però... Ora tutti i commenti sono mamma mia, quanto è glow-upato, le strade. E non è finita qui. Sei molto più drill adesso. Beh, meno male. La drill mi ha salvato la vita. Però guarda che si vede un botto il cambiamento in realtà. Te l'ho detto. Ma è tutto... Vabbè, ma bro, te non sei magrissimo. Il muscolo già ce l'hai più o meno. Cioè... No, tra il fatto che ero grassissimo. Quello è il fatto. Ma mostra una favola. No, adesso mi sto rimettendo un attimo in forma, però verso dicembre ero davvero nel degrado, cioè proprio non mi riuscivo a guardare allo specchio letteralmente, quindi... Che roba! Vabbè, il glow up già l'hai fatto, bro. Bro, però appena imbocchi qua ti facciamo fare un glow up così greve che vai via da qua e vai in giro senza maglietta. A parte se sbragamo dei tatuaggi. A parte sì, bro, guarda qua che buchetto che devo riempire. Vabbè, non sai cosa ti aspetta. Oggi siete andati? Che... Non sai cosa ti aspetta lì. Qua mi faccio un cuore. La morte. No, sul gomito... Ah, no, lì, ok, lì ci sono. Qua un cuore. Qua mi faccio... Cuore vero. Qua mi faccio una chiave e di qua mi faccio la faccia di Dunk, perché c'entra. Ma sai che non ha fatto niente? Io voglio fare uno di questi. L'altro è su TikTok, voglio farmene uno. Io voglio tatuarmi sulla pianta del piede la tua opinione. Scrivo. Bello! Così la calpesto ogni volta. Dammi... Cazzo! Stile. Me l'hai portata Lagos? Sì. Davvero? Quando famo serata? Quando te pare? Pure stasera? No, stasera non ho il cazzo. Ok, no. Stasera siamo veramente tanti. Va, famo stesso sciottino. Davvero? Questo è il mio bicchierino. Ora mi bava così. Non c'ho pare, porco. Vedi che sei proprio anticonformista. No, mi piace questa cosa. Comunque non ha fatto un cazzo qua il tatuaggio. Non mi piace. Davvero? Con l'interno un cazzo proprio. Però io quando mi sono fatto questo, qua sotto nulla, qua sopra. No, io zero. Ma pensa avere una buona storia del dolore. Ma fatti qua, fatti. Qua fa male. Ma sai che secondo me c'è una storia del dolore anche per la panzetta, bro. L'ho fatti qua. Cos'è scritto lì? Fatti qua. Human. Ve l'ho fatto il tatuaggio qua. Uno qui. Adesso i piedi fanno malissimo. Anche il linguine è zero male. O c'è Jenny. Vai, invitala. Invitala Jenny. Non si fa così, porca troia. Ma io che cazzo ne so di Instagram? Non sai fare una live. Bro, certo che no, bro. Sono conosciuto solo perché sono carino, bro. Non perché so usare i social. Non ci credo, hai detto carino. Più bello d'Italia. Top 5, dai. Non c'è. Ci ha scammato. Gianni, cazzo ci scammi. La vedi? Vabbè, però se te... Vabbè, ti fai 4 shot che noi siamo. E ci recuperi, per favore. American Psycho, straconsigliato. Come? American Psycho, straconsigliato.
Che cos'è? È un film su un tipo strano. Però stranissimo. Il Master fa schifo, ragazzi. La Gianni ci ha pisciato. Diciamo, ci sono stato male una volta. L'odore mi fa sboccare. Ma fa sboccare anche a noi, bravo. Non si esce stasera, no, oggi no. Ma è lui che non esce, il cucciolo. È il fan. È il simp. Oggi film e andiamo a dormire. Adesso ci guardiamo un filmetto, raga. E andiamo a nanna. Buono. Meglio era anche senza il film, eh. Sì, non la diretta. No, però comunque il film ci stacca, comunque è quella cosa che ti dà... Quella cosa che riempie, che però non guardi, capito? Tempo che scegli il film, almeno guadagni qualche minuto. Due tutti. Mamma mia. Due. La mia... Comunque, porca puttana, essere il venerdì sera a casa davvero peso. Sì, bro, ma vieni a Milano. Dai, piazzo treno, dai. Ci metti due orette e stai qui. Piazzo Uber. Sì, dai, ma sì, perché no? Se c'è le palle di Uber e vieni stasera a ballare. Mamma mia, mamma mia. Così però, Se solo lo facesse. Quanto ci metti in Uber? Cos'è? Ci metti un'ora e un quarto massimo. Non penso proprio. Oh, sì, vabbè, Bologna non è tantissimo. Un'ora e un quarto. Un'ora e mezza. Più, regà. Vabbè, regà, durante la serata poi aspettatemi. Secondo me arrivo. Ah, bro, ci metti un'ora e mezza, arrivi all'una e un quarto, noi arriviamo all'una e venti. Entriamo insieme. Tutto coincide. Guarda di quanto siamo sbragati. Cadrà via. Dovrò un po' il buchetto qua. Ma che stai a dire, bro? C'è un buco qua. Ok. Quanti è che ne avete voi di tatuaggi? Per secondo. Minimo tre. Per secondo. Io 5, ma uno è abbastanza grande. Va, è pure sta stronzata. Che schifo la fiamma. Ma davvero, che idea di merda. Che fatti. Che schifo la fiamma sul polso. Oh, guarda come... Svedimi. Oh, il Davidino che lagga. Ma sei tu che laghi. Dimmi tutto. Lagone. Raga, voglio farmi troppo il piercing al sopracciglio. Che cosa? No, bro, no, bruttissimo. Fatelo al labbro. A me piace un sacco, purtroppo. Io andrò allo... Ti prego, no, Davide. Cioè, se devi fare un piercing in faccia, fai il labbro. Qua. Quello sì. Quello bello maraglio, quello. Quello è il più bello di tutti. È quello che volevo fare. Guarda che casino che fanno il curlo, ammasso. Sono casino. C'è più che altro di andare. L'unica cosa è che ti lascia il buco e si vede. È vero. Questo qua lascerà un bel buchetto, secondo me. Sì, pure quello. Infatti io ho fatto il septum solo. Io ho il septum. Sì, ma ho un po' del Ferrari e non sarà per niente contento. Porca troia. Si vede? Ci sta, si vede? Non si vede, però. Fai così. Ma lui più che... Hai presente Alessandro? È tipo il suo compleanno a mezzanotte, vuole fargli la mezzanotte. Poi non so chi c'è, ci sono delle tizie russe che lui vuole conoscere. La voglio io. Ma anch'io non ci sto niente di andare, guarda. Ma infatti mi sta bro, quindi se te lo devi fare, fatti il labret, però doppio. Non uno, fanne due. Andare, uscire. Oppure lingua. No, se no diventi come Lele. Gliel'ho pagato io a Lele. Non sia mai. La cosa è che ce l'ha, scusi. Qual è l'altro problema? È da quando non era conosciuto, gliel'ho pagato io. Ma che follia, serio? Il piercing alla lingua. Vomita. Qua. Ma non ho capito cosa che mi hai chiesto. E che merda l'alcol, vi giuro, lo odio. Sì, pure io lo odio. A me piace tanto. Dimmi. Dai, io penso non ci siano persone che lo bevono perché gli piace. Cizza, io lo spritz, mi piace. Ok. Di Saranno Sour, mi piace. Di Saranno Sour, di sapore, mi piace. Porco, quello è buonissimo. Quello è buono. Lo spritz è buonissimo. Pure. E il resto fa cagare. Ok. Lo bevo solo per andare ubriaco. L'ho cercato. Sì, quello è quello che fanno tutti, secondo me, perché il sapore fa cagare. Ok, almeno. Sì, ma te bevi la Red Bull con un goccio di vodka? Sì. No, anche solo Red Bull. Io mi ricordo quando lui ha avuto il suo periodo fuckboy. Per tenersi sveglio. Io mi ricordo il periodo fuckboy di Davide Mavola. Te non l'hai vissuto proprio perché eri fidanzatino. E letteralmente veniva in discoteca e le rimorchiava tutte. Tutte sue. È vero, mi ricordo anch'io. Diventavano tutte sue. Faceva, guarda che io faccio arte. Cioè, vabbè, ti ho sostituito, ora sono tutte. Ora è lui l'arte boy, eh. No, a parte le stronzate, e non si è letteralmente faccato neanche una pischella in 6 mesi di discoteca. Veniva e stava là in piedi zitto, immobile a non fare nulla. Che grande, ma perché è artista? Un po' meno, sì. Raga, non posso sbilanciarmi. Vedete che non hai una dignità.
Ti batti anche quello se vuoi. Avevo il cuore spezzato. Cioè, Cosa? Avevo il cuore spezzato. Bro, ma io quando te lo spezzo una non... cosa me lo ricordo, una cosa che è successa, tra me e te. Vi siete paccati? Vabbè, c'è stato un inciuccetto nostro, lasciaci stare. Ci siamo paccati. Io quando stavo con lei. Questo... Ah, no, non lo posso. Eh sì, ero proprio io. Ragazzi, andate a dormire. Zitto! Quanti anni hai te, Vale? Una ce l'ha chiesto. Quasi prima. 27. Cazzo, lo porti bene. Mancano 3 anni, lo posso dire. Non è vero, mancano 4. Che ma sei adulto? Quasi 27. Mi mancano 4. Mi mancano 3 e posso dire quasi 27. 4 vuol dire quasi 27. No, ma la laurea quando ce n'è 22, quindi ce n'è quasi 23, quindi tra 4 anni vuol dire quasi 27. Ce n'è quasi 23. Cazzo, esatto. Seriamente. Quindi quasi 26. Mi sento vecchissimo. No, Dio ha ragione. 4 anni sei... sono quasi 27. Non è che beh, guarda, non sai cosa non darebbe. Valerio, l'aggressività. Vero, sì, ragazzi, Valerio, porco due, ditelo. Ditelo, guarda, ragazzi. Guarda, questo tatuaggio, ragazzi. Troppo ciotti. Niente di che. No, bro. Sei tatuato, così, tatuato l'album. Cos'è il nome del mio album? Quale, quello che ha floppato o l'unico che hai fatto? Quello dove 3 canzoni hanno floppato malamente. Quella in inglese. Sì, quella in inglese non c'è ancora. Quella più bella. Quella serata è stata magica, comunque. Quella del mio album, sì, Davide, quale pieno. Te credo, porca puttana, ho speso 1800 euro di bottiglie. Se non era magica, mi ammazzavo. Un pazzo. Sei tutto pazzo. Un pazzo. Che poi ci stava l'open bar al mio release party. E poi siamo andati a una discoteca. No, noi siamo andati. Te a buffo hai preso e te ne sei andato. Io sono rimasto lì al tuo party del cazzo. Un pazzo. No. Eravamo in 25. Era un ascensore pieno. Hai fatto il gruppo e su WhatsApp. Chi è che mi chiama? Deve morire. Chiunque mi sta chiamando. Si accollano questi. Papà. No. Ragazzi miei, io vi faccio andare a far serata. Come? Vi faccio andare a far serata. Ma quando? Adesso. Mi sto uscendo dalla live. Non ho capito una parola. Sto uscendo dalla live in questo momento. Non è vero, per andare a fare serata. No, per andare a letto, sono stanchissimo. Cazzo, bro, devi andare a fare serata. Oggi no, almeno oggi no. Ma è il venerdì della serata oggi. Lo so. Ieri. Ma se non schiaffi questo venerdì, non schiaffi mai più. Vabbè, allora questa è per te, Davide. È la mia, quella? Ok, vai. È la tua. Vai. Che è morto? Oddio, quasi. Mi piace tanto, mamma mia quanto è buono. Perfetto. Solito non ci dobbiamo ubriacare prima di mezzanotte, non c'è un cazzo di senso, perché mo dobbiamo stare un'ora e mezza così. Guardatevi un bel film, American Psycho. American Horror Story. Anche. Si mangia taralli, bro. Boh, buonanotte. Non è vero, l'abbiamo partito una settimana precia fa. Bella. Bello, bro. Buon American Horror Story. Buonanotte. Anche a voi, bella. Buona simpata notte. Togli questo commento, sennò... tutto hype. Entrate in discoteca già ubriachi come minimo. Certo, raga, chi è ma vi pare? Non faccio queste cose. Certo, raga, ma chi è? Caffè. Beh, però io mi vorrei fidanzare, io non ce la faccio più. Che falso, mamma mia. Cioè, no, la verità, io voglio fidanzarmi. È la verità vera. Tutti i giorni dico solo che voglio fidanzarmi. Perché non so stare senza una donna, non è vero. Però avere un punto di riferimento, diciamo, mi serve solo l'affetto fisico, quello fisso. L'affetto delle coccole. Attenzioni. Le attenzioni delle coccole. Da via, amore, quando vieni... ma c'è il cazzo. Ah. Vabbè, ma ti do le chiappette. Non ti prendo. Dai, me le faccio bastare. Questo è altro paratio. Ancora andato dal gatto, boh. In che discoteca andiamo? Poi vediamo. Anche a scavalli. Già scavalli è pieno di mignon. Che dici? Non è vero. E quindi tutte brave ragazze. Oh, pia quell'altra cosa che sta in freezer. L'acqua. Questa qua è finita. Questa è esaurita. Questa qui. È finito. Ciao. Grazie. Ah, ma ci basta un po' più l'acqua. Quindi so che ho letto. Però bro, chiedi scusa. Mario Bionde.
Tutte e due. Roche. Bro, ti posso dire una cosa? Vorrei veramente scusarmi per il mio invitato che non ha ancora bevuto una minchia di niente. Sto bevendo. Sì, ma io faccio venire le persone no, qua c'è ragione, a casa bro, c'è per bere. Zio, ma sto bevendo. Bro, non mi dispiace. Solo che sta roba mi fa schifo. Si è fatto zero shot da quando sta qua. Bro, io ti vorrei chiedere scusa. Sì, ma non è vero il secondo. Cioè, l'abbiamo fatto sedere, l'abbiamo messo qui. Mi dispiace veramente tanto. E lui fa che cosa che fa? Per bere, fa la serata, però sta facendo schifo. Uno shotino forse tra mezz'ora. No, bro, Nicole sbratta. Sto facendo schifo pure oggi, cavolo. Carbonigiale. Lo fai schifo con noi, però prendi questo. No, sì. Ma è frizzante. Come la metti in bocca, vomito. Oddio, non mi dico così, però. Oh, Federico, porca di quella puttana. Ce lo mai guardare, devi uccidere. Devi sbrigarti. Bevi. Dammi da qualcuno. Non c'è nessuno. A caso. Nelle tazzine al suo colpo di classe. Tutto. Al suo tocco di classe. Vabbè, prende, mi correggi, cioè. Eh sì. Fai sesso. Goro. L'hai visto bicipite enorme? No, scusa. Ho troppo spazio, per caso, ragazzi. Tanky X Nano? Ehi. Devi rispondermi su WhatsApp, ti pare che devo venire in live per farmi cagare? C'ha ragione, però. Bro, ma io sono veramente famosissimo. Ma, Fede, sa lesso questo Cristiano. Non sento un telefono. Lore, chi faccio entrare? Lore, c'è Nick Euro che ti vuole fare... Una pompa. Non si dicono queste cose. Dai, chi vuole entrare in live con noi? Chiama Nicola. Vai. Ma a caso? Fai a caso, scegli a caso, scegli. Vado? A caso. 1, 2, 3. Random proprio. Random il cantante ha invitato di loro. Ma chi è che c'è stasera? C'è Random? Mamma mia. Chi è quanto che spacca? Madonna. Inquadratura automatica. La Black Magic. Ha rifiutato? A hammock. Cacca. Te l'ha detto tutta comunque. Cacca. Ah, non messa nel letto tipo in shield, quindi non poteva. Qua a sinistra. Non ho capito, io manco. Vai, clicca lì, ora scrolla. Vai. No, non troppo. Vai su, torna su. Su, vediamo chi ci sta. Ma guarda, sono 1000 persone, raga. Pisciata, chiudi sta live. Però sono 1000. Apri il tuo telefono, vediamo se ne fai di più. Stacco questo e la sortite. Però dobbiamo fare la live con altre 4 persone. No. Dai, entro io con te. Vai, vieni. Io ti video. Ma vai di là? Sì. Oh, ragazzi, ho un ospite speciale da farvi vedere. Ora lo invitiamo in live. È un ospite molto speciale. Ma una grande Icos. Le Icos fanno schifo, però lasciatevelo dire. Le Icos sono le cose più buone della storia. Sono infumabili. Ma meno male che le hanno create. Meno male che le hanno create. Fanno schifo, io non riesco a fumare. Perché puzzano di scoreggia. Esatto. Però sai che dopo tipo un mese non lo senti più. Io oggi ho smesso di fumare. Dai, Tino. Basta. Sbrigati. Ah! Oh, grande bro. Ciao, caro, come sta? E il Tino. Che dite, regà? Tutto bene, ma che fai stasera? Stai con noi? Stavo a fa l'amore con la tua fidanzata e poi ho fatto, vabbè, vai, fammi fare una pausa per... ma quale, però? Bro, non lo so, ne cambi una settimana. Perché è troppo fidanzale. Non hai un ma cuore. Ma la pausa la fai più lunga del... bro, di però, che... t'ha anche spizza gli spect, se vuoi, non lo so. Forse un terzo me ne hai dato. Vabbè, 100 sono tuoi. 100 tutti tuoi. Per me un K e mezzo sono di Nico. Sicuro. Verità. Però stesso caso. Ma vai di là dove c'è la musica, bro. E niente, vabbè. Grattugia il pane. Che dite, regalo, levo? Levo Valerio? Sì, e no, bro, poi muori. Vai di là con la musica. Cosa c'è? Quell'altro no. Che cazzo sta facendo? Non sono riuscito a salvarvi, scusate. Fanno male le hits. Alla pesca. Perché non si sente la musica?
Valerio, non mi hai portato nessuno. Ah, vabbè, flop. Sì. Vale, manda la richiesta a qualcuno. Nah. Ucciso Valerio. Vabbè, chi facciamo entrare? Tipo un po' a caso. Tipo a caso, tipo vai così. No, vorrei qualche mio amico. Ma non ti vengo. Qualcuno che conosci? In teoria sì. In pratica non c'è nessuno che conosco che sto guardando la live. Che buoni amici. Mamma mia, i peggiori. Sono due, forse tre. Raga, chi glielo scrive a Valerio Mazzai? Non si sente la musica e sta cantando a vuoto. Anche Paige, ma io potrei chiamare chiunque. Solo che volevo l'amichetto mio con cui parlare. Cioè, con cui cazzeggiare. Ma sai parlare, bro? Io? No, vale. Non si sente nulla, è inutile. Tanto il microfono. No, ti giuro, Vale, non sente nulla. Bro, non sente niente, zero. Non sento nulla. Ah, bro, manco la musica. Esci e rientra. Zero. È perché mi sto culo, regà. Che boss. Ok, sei proprio un critico d'arte. Che boss. Sei tutto... Questo non si è sentito per davvero. L'ho sentito in real life, forse. Ci siete cascati. Oddio, un troll ha fatto. Sei proprio un gaggaro. Fai tutte gag. Che cazzo fai? Non bevi? Bro, ma mi ha lasciato qua da solo con due... Ma figa, due che? Vai. Bro, ma poi vomita. Lui sì. Io sì, vabbè, ma capita. Aspetta, mi vengo a fare uno shot, arrivo. Sta qua. Ora glielo do, aspettate. Oh, bello, bro. Bello, bro. Che dici, frate? Tutto a posto. Ma te non hai bevuto? Io sì. Ci sia? Sì, 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 l'ho fatto adesso. Comunque, Vale, ci sono la Eli, la Svesa, che sono con noi. Va bene. Sì, sì. Baby, lo sai cosa c'è? Oh, mi dai una hits, anche? Quell'altra non mi è mai piaciuta. Oh, anche alzami una hits. Tieni. L'hai lanciata, e quindi detto chiaro, l'hai volata. Questo... Vabbè, vado in camera del coglione, va. Io quello scarto. Ah, cazzo, mi sente. Arriva, Vale. Vale. Sta arrivando. Il singing coming, bro. Arriva il divertimento. Accetta. Accetta. Oh. Con Putin. E ora? Brutto Putin. Che come dice Putin? Brutto così. Che dice il Putin? Ma tu sei quello scarso a FIFA? Aia. Ah, bro, a parte ti ho aperto il culo, Putin. E poi, per favore, piscia, attacca l'Ucraina, ti prego. Dai, ma scusa, hai perso? No, non ha perso, ha vinto l'ultimo, che sfiga. Ho vinto io, frate, ma è inutile che mi... Ma di un gol, ma di un gol. E allora, bro? Una volta che segniamo. Putin! Com'è? Tutto bene, a posto, te? Bene, bene. Stasera che fai? Sto in casa, Berbi, l'estate... Grande, bro, sei un matto. Mi dispiace, bro. Dai, cosa fai? Usciamo. Valdoria. Beati voi. Guarda, c'è la mia moglie. Tu non puoi uscire. Ma io non sono buono, frate, a far festa. Ma te non che? Io te conosco. Ma te sei George Chupidan il picche. Oh, shit. Basta, c'è troppa roba che non va bene. Toccarti. Oh, tanto se ti fai uno shot, chiamami però. Vieni qua. Che palle, non potete fare gli shot senza di me. Vieni. Ma noi facciamo uno shot ogni due minuti. Poi stiamo facendo davvero schifo. Ah, raga, però basta shot. Ciao. Ciao. Se sentiamo male. No, ci sentiamo male, apro. Se sentiamo stramale. Lo so, penso. Se sentiamo male, cosa? Cosa? Non lo so, sta foto di bello.
Oh, zitto! Oh, raga, c'è una foca qua. Tuo cazzo sei strano, frate, non ride così. Ti prego. Raga, vi saluto, un abbraccio. Bello, bravino. Giorgi. Bello, raga. Salutami mia moglie, grazie. Stava là. Stava lì. Stava lì. Ma davvero? Entra in live, Laura. Che taglio. Chiedi a Laura se entra in live, che c'è il suo ex. No! Ah. Ma l'hai detto te adesso. Vabbè, bro, pisciamo sta live. Boh, se vuoi. Se no facciamo venire qualcun altro, a caso. Sì, ma non c'è un'anima. Ah, cioè... Non c'è nessuno. Assolutamente nessuno. Che noia. Sì, sono la foca anch'io, però vabbè. Che sorco, Valerio. Screenatelo, regà. Ero brutto. No, carino. Niente di che. Puoi far di meglio, ecco. Vabbè, quindi stacchiamo sta live e continuiamo ad alcolizzarci. Oh. Perché qua la noia si fa sentire. Invita lei. Lei. Dai, sediamo, fratello, per favore, basta sta live, ti prego. Come cazzo lo caccio sto sfigato? Io lo sfigato di merda. Fatemi continuare la mia live. Ora invitiamo qualche amico vero, non quelli falsi. Tipo quello no. Questo qua col verificato. Mamma mia, piscia. Che schifo. Che schifo. Ma secondo te adesso che non torna qua, si acchioppa nel letto? Porti di coglione, stizzito. Per me non esce, torna a casa. No, stasera sta a casa, palesemente. Ok, raga, mi è salito un po' l'abbiocco. Mi sa che mi metto a letto. E si addormenta. Sì. Addio. E te fa uno shot, è già te l'ho preparato. Senza di me saresti magrissimo. Cucciolo, faccio tutto. Te non l'hai fatto. Tutto quanto da solo. Sto aspettando il Valerio che viene qua a sorseggiare. Ah, bro, via qua. Ma che fa? Io pure l'ho fatto insieme a lui prima. Sì, proprio attenzione. Già una più d'ora. Ma tutti quelli che fa male l'ho fatto pure io. Ah, Valerio. Quante cose hai da imparare. Mazzello. Oh, Ezio... Mettilo. Lo mettiamo? Sì, vai, mettilo, vai. Mettiamo il pat, dai. Come si fa? Come cazzo si fa sta merda? No, funziona così, guarda. Fai così, cerchi Pulsante. E il pat. Vai, pat. Olè. E il pat. Ma dove stai? A casa. A casa tua. Eh sì. Vieni stasera. A casa mia. Tu stai a casa tua. Io sto a casa mia, non mia. Casa non mia. Beh, bel gol. Dai, dove stai? Sei Stardust, bro, sto. Ah, greve, mi dispiace. Vaffanculo. Ma sei diventato un trapperino di zona. Ah, vero che non fai nulla te la sera ora. Ma tu sei diventato un rondino? Rondo. Poi ti insegno, bro. No, lascia aperto. Quando vieni a Milano, bro, a fare un salto in questa casa? Potrei venire domani, in realtà, perché domani devo fare un po' di giochetti. Non c'è delle cose da risolvere? Che cazzo ne sai tu? Stavo rigliando prima, mentre chiamavi il mio pischello. Vai, brother. Allora, tutto il tuo pischello ha chiamato me e io gli ho spiegato delle cose. Ma che... What? Ma... Allora, domani sera stai con noi? Vediamo. Ma il mio letto sta bene, vero? Che ha detto? Il mio letto sta bene? Sì, tranquillo. Te lo rifaccio ogni sera. Meno male. È tutto sotto controllo. Ma Vale? Salvi il labbro, è tipo mezzo chioppato. Si è offeso, ma ci sta guardando. Valerio! Patrizio antipatico. Abbro, vieni qua! Sì, ci sta guardando. Eccolo. Patrizio antipatico e brutto, ha detto.
È vero, non può fare più cosa più vera. Valerio Mazzai ha iniziato a seguirti. Ora lo facciamo entrare così, lo dissi, per bene. Oh mamma mia, altro trappellino di zona. Ma che l'ha preso, raga. Zitto, pazzo, è un tossicodipendente. La droga dà, la droga toglie. Ma che cazzo dici? Portami un AIDS, ti prego. Ma tu mi dai la ma... con lo stracazzo, ti prego. Ma comunque i muscolini mi hanno dato la testa. Eh? I muscolini mi hanno dato la testa. Bro, a te la stupa ti ha dato la capoccia e non esci più. Addudu! No, oh, oh, che cazzo fai? Grazie. Oh, ma gira voce. Ma faccio venire, faccio entrare qualcun altro in live. Famo un foursome. Ditemi chi far joinare. Siamo tre cazzi, fa un po' di... quindi una ragazza. Guarda un po'. No, ma non c'è una ragazza che non ci odia a morte. Io mando la richiesta a 18 persone. Tutte ragazze. No, sì. Perché se no non va bene. Io l'ho mandata. Bro, se è minore di 15, lasciamola. Tranquillo. Ma che stai a dire, Pat? Ma che stai a dire, Pat? L'altra sera non dicevi così, Pat. Hola! Buonasera. Ciao. Ciao, piacere, Patrizio. Ciao, piacere, Valerio. Piacere, Tancredi. Allora, bro, che cazzo ci scriviamo? C'è già lei. Ah, raga, che ci scrivo qua sopra? Oh, Vale, c'è la tua pischiella. C'è la mia donna. Iris. C'è la tua donna. Scrive tipo le solite cose scontate, tipo kiss me. No, è troppo... No, quello. Cosa quella, troppo palese. Cose serie. Il numero di cose in particolare. No, più geniale, ti giuro. No, l'ho più un tipo gin lemon e la X su gin. Ma qui sì. già lo fanno, onestamente. Un po' meno. Il numero è 69,90. Di nuovo 69,90. No, però nel senso, tipo una cosa tipo soltanto nostra, sennò... Zio, il numero di telefono di qualcuno che ti sta... No, però è una cosa che tipo fa scena. Valerio! Questo è tuo, eh. Piano. Arrivo. Ragazzi, guarda che problema gigante. Io sei enorme. Sono gigante, raga. Che cosa hai tipo una pigna qua? Beh, la gara di pressioni è che è una pigna. Tutto bene, però ti sei fatto male. Vabbè, ci faccio male. Comunque lui è troppo grande. C'è una perfetto, però perché sono enorme. È troppo vicino, sono troppo vicino. La gara di pressioni è che è una pigna. Io. Favola? Ti prego, rifavola. Oddio, che cazzo. Basta alcol. Fatto shot con l'acqua. Oh, Pat, se l'è bevuta tutto. Fatto shot con l'acqua, oddio. Ormai sono cambiato. Dai, Pat, che ci scrivo? Dimmelo te. Vado. La cosa del gin lemon è carina. Sì. 69,90. È quella ormai, eh. È una proposta. Abro. Nel 69 la bocca. Abro. Cioè, ma tu hai preso un paio di occhiali solo per sta roba? Cosa? Tu hai preso un paio di occhiali solo per sta roba? Ma no, gli occhiali... Io torno a casa che ho sempre tipo 9 paia di occhiali nuovi. Allora, io non lo so com'è possibile, ma questi occhiali... Comunque è un investimento. ...tutti quanti e ce li ho sempre avuti indietro. A bro, se non mi culo un aigo stasera, ma non sono fighi, bro. Che bro? Dove ti le prende? Quello è buono. Non sono fighi, bro. Sono belli, dai. Si chiama Occhiale Matto, a Roma, in via Tuscolana. Non ho capito ma qual è. Aspetta. Siamo Occhiale Matto. Sì, ho capito qual è. Ma voi vuoi andare a fare serata? Sì, bro. Adjust gatto old fashion. Ma vieni con noi? Non può. Lo so. Anche. Oh, carini cazzo. Quelli, eh? Sì, ma non è occhiale matto. Cioè, se vuoi te li personalizzo. va bene, aspetto. Diventano tutti così, eh? Iris. Hip Iris. Così, eh? Iris. Dimmi. Sono belli. Cosa? Aspetta, Pat.
Pat, che dici? Li lasciamo soli? Lasciateci soli, ragazzi. Che dici? Come stai? Tutto a posto? Sì, tutto bene. Oddio, perché hanno fatto così? Vabbè, ci lasciano soli, sono bravi amici. Quanti anni c'hai? Te l'ho già detto. 18 appena compiuti. 2006? Sì. Ragazzi, potete rientrare. Ragazzi, siamo tornati, ragazzi. Tutti dentro, ragazzi. Mi mancate, ragazzi. Che è successo? Niente. Hai scoperto l'età? Abbiamo parlato di tanti argomenti. Abbiamo scoperto di avere tante cose in comune. Una tipo? Di queste non è l'età. Non è mai l'età, manco per puzza, calcola, manco... Che anno sei te? 06. Hai 18 anni da un giorno. Ma io ce n'ho 17 anni. Io tra un po' ne compio 16. Wow, sembravi più piccolo. I tatuaggi fanno questo effetto. Bro, basta. Vero? Sono più dannato. Però se non avessi tatuaggi me l'avresti sempre. Sto distrutto, bro, tantissimo. Mamma mia, che bello. Infatti non me li levo. Almeno una settimana fa non l'ho detto. No, comunque oggi sei seppellito. Ti sei offeso. Bravo, che cosa? Volevo seppellirmi. Ma oggi pare che è al funerale, no? Tutti vestiti di nero. Eppure sei parecchio colorato, vedo. Pat, posso dire una cosa? Il tuo tatuaggio sul petto è orrendo. Faccelo vedere un po'. Più che altro, molto simile. Allora. Molto simile. No, solo che adesso mi sono appena fatto la lampada, quindi... Cosa? Ma com'è, bro? Che senso? Come la lampada, bro? Perché ero bianchissimo, raga, ve lo giuro, sembrava un cadavere. Ma sei bravo, al mazzo. Ah, perché ti sfondi, bro. Anche, però veramente ero bianchissimo, raga, pensavo... Pat! Ma quanti chili hai perso? Perché? Boh, perché ti ho visto oggi in una storia, è tipo magro, bello, cioè tutto stra in forma. Ma magari... È chili... magro, bello, tutto stranissimo. No, ho detto tutto stra in forma. Lascialo perdere, vale. 3,5 chili. Beh, sei tutto di Cristo, bro. Dovresti tornare a fare la vita mia e svegliarti e fare colazione a Glau. Bei tempi quelli. Lì ne perdo 15. Bei tempi quelli. Bellissimi. Niente, Vale è morto. Valerio, lagga. Vale, ma in che casa stai? Che wifi c'hai? Madonna, madonna mia, ma dove sei? Poraccio. Guarda le bollette, scemo. Ma non, non le paga mai lui le bollette, ti giuro. No, sì, le pago, le paghiamo. Lui no, infatti. Ah, le pago io e basta. Le paghi tu e basta, tu fatti funzioni. Ecco. E niente. Vabbè, facciamo entrare qualcun altro. La Rebi mi ha scammato. Insomma, e quindi... State? Cosa? Voi dove state? A parte Patrizio che sta in casa. Noi stiamo a Milano, a casa nostra, e tra... 40 minuti. Sì, 40 minuti usciamo. Vorrei comunicare una cosa. Vai. Tancredi non ha mai pagato una bolletta, l'ho pagata tutta io fino adesso. Non è vero. Giuro sulla mia famiglia. Stai parlando, giuro su tutta la mia famiglia, ho pagato solo io le bollette. Fino non è mai vero. Giuro su tutta, giura sulla tua famiglia che hai pagato una bolletta. Giuro sulla mia famiglia che magari... Tu la fa che? Tu la fa che? No, vabbè, va bene, scialla. Ah, bro, fai questo, fai questo. Lo che hai detto? Io lo so come si paga. Cioè, come si paga una bolletta? Ti manda appunto, quella raga, non sapete manco pagare le bollette, stupidi bambini, vi devo campare io. Che spastico. Guarda fatto come si sta ubriacando con l'acqua. Ma stai in camera mia? Sto shottare. Ma sai, camera divina. Bro, sta camera di merda è la camera degli ospiti, però vabbè, ogni tanto ci vado. Geniale. Beati gli ospiti. Però, che cazzo. Patrizio, mangia e beve. Pure io. Si sta legando troppo, Patrizio. Io bevo e basta. Io pure. Che mood. Io non faccio niente. Ma la Iris di dov'è?
Bari. Del sud. Lo sapevo. Un panino, Lo sapevo. Bravo. Vai, però. Ma 2006 quanti anni c'erano? 15. 16. Ma te... Te non hai visto i mondiali quando abbiamo vinto? No. No, stava ancora in pancia. Ma che cazzo di domanda, ma manco io l'ho visti. Ma scusami, cioè... Io sì. Vabbè, ma guarda... qui eravate presenti. Cioè. Io mi ricordo benissimo dove ero. Io stavo in Sardegna. Quando in Sardegna, visto. Pure io, bro. Pure te? Sì. Stavamo là insieme comunque. Saranno stati tipo... Appiccicati, diciamo, 6 anni e 7 anni. Stavamo già... 20 chilometri di distanza. Neanche. Vabbè, ma già avevamo pianificato tutto. Tutto qua. Siamo gli amici. Certo. Quando lei stava in pancia, noi stavamo già a festeggiare in Sardegna. Bei tempi quelli, bro. Mamma mia, bro, ma quanto rimorchiavamo? Mamma mia. A 6 anni e 7 anni. Ogni sera a 7 anni stavo a posto. Stavamo tutti a ballare. Le relichelli non era fatta per voi. Cosa? Se non avevano le relichelli non era fatta per voi. Non è roba nostra. No, quella è ancora adesso. Quella è roba moderna. Ah, bro. Ah, Pat, ma che cazzo ridi te? Infatti. Cosa cazzo ridi, Pat? Vabbè. Pat, abbassiamo i toni qua. Dai, io sento doppio valore, Pat. Lo puoi sentire anche in ritardo. Sì, esatto. Fastidiosissimo. Sì, un po'. Bro, te che cazzo vuoi? Scusami. Bro, c'è la tua fidanzata. Con la Non me la presenti, Vale? Chi è la mia fidanzata? Fammela vedere. Lo so io, calcola. Amore. Mamma mia, che è passato? Sì. Ma da quanto state insieme? Bro, no, è minorenne, non me la posso ancora mai. Cioè, ma... Via. Chippata. Bello, bro. Ciao, sì. Ciao. Solo Pat c'ha il fetish per le minorenni, io non ancora. Ma è giovane Pat, è un ragazzino. Ma Pat c'ha l'età mia. Sì, lo so. Allora è un matto. È giovane dentro. È un mostro. Pazzissimo. Io sono giovane dentro. È un pazzottello. Io invece sono solo giovane fuori. Perché vabbè, bro, hai 40 anni. No, Pat, non si toccano le donne, neanche una rosa. Coglione. Coglione. Basta. Oh, ma non è perché la tua fidanzata la devi difendere, smetti. Bro, è minorenne, non la posso neanche guardare da lontano. Ma può entrare altra gente se siamo in quattro? Anche. Sì, però tipo sei. Pat? Frizio. Laura. Non può partecipare. Ma grande, non ci posso credere. Non ci credo. Sta qua, chiamala. Dai, però. Oddio, ma sono in diretta. Come va? Tutto bene? Poi... Bene. Sono male. Meno male. Forse non mi levi il cappello. Vabbè, tanto inviti qualcun altro. Lo sto a fare, ma mi hanno rifiutato tutti, bro. Non mi si incula nessuno. Vita, basta che sia maggiorenne, bro. Allora non ce l'ho, bro. Cos'è questa cosa contro i minorenni? Ma perché sei davvero minorenne, te? Dai, io sono... Ma se la prendi? Ho 22 anni. Pure io. Oddio, stira. Vorrei dire anche io. Bro. Ebbene, non ho capito. Tank, tira io un cazzotto in testa a Nico e da parte mia. Aspetta. Oh! Ci sta quello che dovevo picchiare a box, ma ha fatto pippa. È amicizia questa. Strappo. Oh, che cosa stai facendo? Scrivi sul tuo telefono. Cosa scrivo? Scrivi... Niente. Ho fatto chiamami a questo numero e... No. Che hai fatto? Che hai fatto? Ha detto che l'ha fatto per te. Ha le scarpa. Ma se abbassiamo, ne va? Olle! Vai. Raga, chiamate sto numero. Legge, scusa. 347-051-156. Manca un numero, però vabbè. No, è giusto. Vabbè, però... Se lo chiamate rispondiamo noi. Ha fatto di paura.
Vale. Campione mondiale di box. Vale. Manca un zero. Ergennà. Vale, ma quando sbaglio? Vuoi. Oh, Ergennaro ha detto che non vuole fare abbattere tutte perché ha paura che ce le prende. No, vabbè, quello è ovvio, quello è ovvio. Sta scherzando, no. Dai. Questo lo sapeva tutta Italia. Basiamoci però sui volevo muscoli. Ma bro, dai tutto, no, eh. No, ho vinto io. Un secondo, me la vinto Iris. Ergi, anche Iris ti ammazza se vuole. Vedi? 1v1 contro Iris, vai. Scammato. Quando vuoi faccio un saltino, famo un uno contro uno, no telecamere, e ti apro la testa. Vai. Ce l'avete un ring lì in casa? C'ho tutto in casa. Una pedana per fare sparring. Va bene. Ditemi quando volete. Però famo sparring nudi. Io faccio l'arbitro. E valgono solo col sbaglio. Ok. Vai, vai. Posto, fatto. Ok, ci sta. Grazie, ma. No, però spensiamo tra almeno. Ok, grazie. Che schifo la menta. Non mettere mai più una menta dentro la mia Icos. Porco due. So di Valerio. Le mie coperte sono più belle. Com'è quel letto? È un quadrato. Guardalo. Oh. Sembra. Pensate, un chilo da bagnati secchi. Sembra che non è il collo. Ma chi? Eh? Sembra che non è il collo, Vale. Bro, Costanzo. Però io non sono mai stato con una minorenne. È un casino sta cosa. Neanch'io. Davvero? Giura un po'. Tocca rimediare. Neanch'io. Io lo giuro. Io non ci sono. Tocca rimediare. Una ha staccato. Però se vuoi facciamo entrare qualcuno. No, bro, basta minorenne. Ma Vale, ma voi potete guardare chi ci sta guardando? Sì. Ok, no, giusto per sapere. Che è la sua, c'è Rebecca. Che c'è, Vale? Eh? Che c'è? Chi c'è? Chi c'è? No, ho detto, che c'è? Perché hai messo la mano in faccia? Perché sto ubriaco francico. Ah, no. Vieni di qua e fatti uno shot. Arrivo. Babbano. Ciao. Dai. Non se l'è fatto ripetere due volte. Raga, ma noi abbiamo il content qua, tranquilli. Oh, tank, zio, abbiamo acchittato il contro. Bro, sono sotto lo stupido. Perché? Ha scritto... No, ma hai preso l'inizio. Ma perché no. Lui ha scritto... No, lui scriveva perché... l'inizio, porca puttana. No! Il sottone merdoso. No. Ebbene sì, fammi ebbene un po' sì di spazietto, va. Invitalo. Vergogna, invitalo. No, niente, scherzo. Ti hai risposto, bro? Mi sa che risponde domani. Un altro palo per lui. Altro paletto. Muto, porco. Oh, comunque c'era la bischella in live, ragazzi. Chi è la tua bischella, bro? Rebecca. Chi è Rebecca? Invitala. Ecco, la seconda, bro. Porco. No. Valerio, madonna santa. Ma io posso bestemmiare? No. Non penso. Pat. La re ci piscia, non ci vuole. Ha rifiutato. Oh! È la terza volta che rifiuta. No. Ma chi? Aspetta, chi? La tua pischella. È impossibile, ma quella di cui mi parli sempre, bro. Quella quale delle tante? La terz'ultima. Ma tu c'hai la febbre, bro. No, sono solo ubriaco. C'è il COVID. No, mi passo. Guarda che manico le vene, bro. Ma no, sembra quasi che ti alleni. Che belle mani che hai. Ma ci ha pisciato la Rebi. E allora fanculo. Bro, dobbiamo andare. Eccolo. Perché ha pisciato? Adesso, non è mai te detto. Che dobbiamo essere lì? Ma il sobrio, ma ha bevuto uno sì, ragazzi, sono stato qua, di fianco a controllarlo. Si è fatto mezzo bicchiere d'acqua e un caffè. Classico. Non so che classico dire. Non so che dire. Non so che dire, bro. Classico uno shot, boy. Ma non... Vabbè, sti cazzi. Ma ho fatto una bottiglietta e ne è iniziata un'altra. Che ho detto? Ha detto che Pat si è finita una bottiglietta e ne è iniziata un'altra. Cazzo, l'ho loco. Oh, Pat,
fai entrare qualcuno te. Non posso, non posso invitare nessuno io. La live, posso fa solo io? Sì, vabbè, ti dico qualche nome se vuoi. Vai. Oltre alla musicella che non entra. Aia, aia. C'è Tony F se vuoi. Ma il Tony lo chiamo dopo, il Tony. Ha spedito il liquido, che schifo. Un liquido seminale per me. Vaccine? Mai fatto. Mai toccato, mai, vita mai, mia. Mai, 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 mai. Giulia? Però, pisci sta live, ti prego. Cioè... A caso. Ne ho scelta una a caso, bro. Bro, ti prego, vai. È la tua nuova fidanzata, Pat, per forza. Davvero, okay. Ne ho scelta una a caso, bro. Ok, è tutta mia, raga. Oh, lasciatemi spazio, cioè. Poi ti lasciamo solo. Esatto. Ha scritto Rebecca, è orribile. Ma sti cazzi, non è vero, metti un filtro, dai. A questa pone sei sempre bellissimo. Rebecca, guarda. Oh, Dio, che quanto sei carino. Oh. Come vai, Pilano. Perché mi hai chiamato Francesco Sole? Francesco Sole. Vale, faccio il Sì, però Bredo sei senza shot, comunque. Ma te come ti chiami? Alessandro. Eur cognome. Eur di cognome. Pat, fai il bravo, vai, dice. Bro, vai, fai il cane. Ma io sono. Va? Ok, va. Pat è tutto tranne che bravo. È la metà dei vostri, porco. Non è vero, è anche più. Che hai detto, scusa? Vai, shot. Vai. Che hai detto, scusa? Oh, aspetta, lasciamo Pat da solo, aspetta. Aspetta, è entrata... Lascia, vale. Zitti. Prego, non va bene. Dai, su, ti lamenti che non bevo, bevi. Vale. Bro, ma guarda là, c'è un numero di telefono sul tuo telefono. Ti bloccare. Chiama. Blocca, contatto! Blocca, Billy, blocca! Blocca tutto! Oh, blocca Billy, sì, questo è uno shot. Fa la stessa cosa. Blocca Billy, fa la stessa cosa. Uno. Fa la stessa cosa. Ma zio, non è il primo. È il secondo. Ti serve un po' di spazio, bro. Bro, another one, ti prego. Un'altra. Adesso tutte. Ma la Rebby ci piscia. Io gliela rimando, porco due. Gliela mando finché non mi dice di sì. Bro, se piscia adesso. Non sta dentro, Parlerò mai più. Vuol dire che gliel'ho mandata, porco due. Smetti, non si sa. Ma la cosa è bestemmiata, testa di cazzo. Non ho mai bestemmato. Non ho mai bestemmato nella vita mia. Simpatica sta gag. Ogni volta che la facciamo ci cascano tutti. Vabbè, fa un po' ridere. No. Bacino. Ma che... No, dai. Ti ha detto il wifi 4G? Mi si è bloccato tutto. Bello questo. Grazie. Molto bello. Hi. Ma ragazzi, sto facendo, mi prego. Bro, ma la tua ragazza non ti vuole. La mia ragazza è bella in forma, mangia insalata. E allora cerchiamone un'altra. Io ho chiesto a Gabriele Vagnato di entrare. Lui è la mia piscella preferita. Ma se lui fosse single, se lui fosse single... È l'intervistatore delle picche. LDF. E il Gabri ci ha pisciato, va bene. Allora, possiamo cacciarlo dalla live? Bro, possiamo chiuderla che è mezzanotte e mezza. Dobbiamo andare via. È stata una grande live, sono fiero di te, però possiamo... Ma dobbiamo andare via? Sì. È presto, sa. Ah, il mio bicio. Il tuo che? Bocio. Aia. Vabbè, regà, non c'è nessuno che ti si fila, Pat. Cazzo. No, ma che? Vai, riparlo, sto rispondendo domande. Sto facendo un ask. Come quando si vede i capelli con la canzone di 21 Pilots. Te lo ricordo. Guarda il bicio di merda. Cazzo, guarda anche. Spizza il bicio. C'ha il bicio più grosso del nostro, raga. Sgravato. Non è vero. Invece sì. Siamo che palle. Ok. Lascia perdere. Lascia perdere, no. È poi, un amichetto. Poi te lo faccio... Te lo presentiamo. Te lo faccio conoscere. Madonna Iris, che bicio che c'avevo. Donna Iris, che... Lei ci batte. Madonna. A me mi batte, sicuro. A me min si dice, però. Parla italiano, porco il cristo. Hai sentito che ha detto, Pat? L'abbiamo sentito tutti. Ha bestemmiato il Valerione Mazzeo. Ma raga, lo sapete che tanto di bestemmia 10 volte al giorno, io lo prego di non bestemmiare. Ma che è sto tag? Ciao. Che è sto tag? Lo puoi terminare, per favore? Dimmi. Non capisco. Aiuto! Ok, compenso. Aiuto! È compenso. Aiuto! Se famo sto shot e terminiamo. No, tanto puoi terminare adesso, per favore. Sto ubriaco. Ma perché se fai questo shot vomiti?
No, ma però uè, faccio figure di vai. Adesso io ma è iniziata ora la live, guarda. Sì. Se non aspetta. Aspetta più. No. No, no e no. Sì. Ma neanche se mi strapaghi. Dai, bro, invita lui. Perché neanche no? Se mi strapaghi, perché, no? Perché lo detesto. Allora, se lo becco. No, mi ha detto cosa. Che fai lui? Cazzo. Niente, mi sa nulla, gli chiedo scusa. Che bulle. Che bulle. Ma che bulla. Vai. Ciao. Come lo chiami te? Come lo chiami te? Dai, 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 dai. Come lo chiami te? Cioè, se vuoi vengo, ma sto 10 minuti il... basta. Come lo chiami te? Il Bunda. Il Bunda. Bella roba il Bunda. Che Bunda sgravato. E il Pat sa bel Bunda. Pat, ti mangio il Bunda. No, vabbè, guarda il coglione. Ah, raga, scusate un attimo, eh. Non vorrei di niente, ma c'è una formica qua a terra. Questo coglione è KO. Ma lo stai a guardare? Madonna, raga, screennate questa larvetta per terra. Visto? Perché la gente quando fa serata con noi si sente male. Raga, basta. Una fauna. Cioè, questo è solo il pre-serata. Questo non siamo ancora arrivati al locale, raga. Lui sta già vomitando. Dai, ti prego, raga. No, te non hai fatto uno shot, dai, bro. Ma lui non beve. Ma lui non beve. Ma è astemio. Ah, ma non lo sapevo. L'ha detto prima che è astemio. Beve solo vermicelli al whisky. Verme, braccio. Con due, tutto duro, braccio di ferro. Posso leccarlo? Mi prego. Non mi fai il culo. Raga, braccio di ferro contro... Ma però hai fatto tre anni contro Valerio. Sì, ma non sono forte. Ti prego. Ma bro, ma la mia autostima va sotto le stelle. Un po'. Abbiamo trovato il quarto, raga. Se non accetta, lo massacro. Vai, date. No, no, lascia qua. Io sono me. Amore mio! Amore, cosa sta succedendo? Questo fight. Aspettate. Mano dietro la schiena. Mano sotto la tavola. No, aspettate. Ma... abbiamo letto le regole su internet. Anche... abbiamo letto le regole. Mano... mano sul tavolo. Ma chi è? Valerio contro? Io sono dietro la schiena. Dimmi te. Siamo pronti? Chi è l'altro? Valerio contro? No, aspetta. Però mi fa il culo. Vai, sì. Vale. Già lo sento. Aspetta, mi stanno chiamando. La scusa. Eccolo! La scusa. Scusate, ragazzi, mi stanno chiamando. Cidofono 22. Vai. Ciao, guarda. Sì, il citofono 22, ciao. Lo vedi il buco? Vai a prendere il citofono, Nick. Nick, ti prego. Va bene, vai. Bro, ma lui mi fa il culo, guarda. Lo vedi il buco? Lo riprendo esterna, faccio prima. Lo riprendo io e faccio prima. Lo vedi il buco? Che dici, Lele? No. Lo vedi il vai, buco? Vai, Lele! Nulla? Mi sta sentendo? Che hai detto, Lea? Lo vedi il buco? No, non si vede, Lea. Guarda. Ah, sì, mo si vede. Ma sei tutto cotto? Sono tutto cotto. Si vede. Pronti? Oh, Vale ha resistito tanto. Arriga, infatti, sta dicendo fammi vincere, ti prego. Ho fatto la prova. No! Me l'ha detto. Dai, pronti? Dai, via. Ok, 3, 2, 1, via. Spingi, Vale, spingi, Vale. Cosa? Oddio. Cosa? E questo bicio? È per bellezza. È pieno di acqua, vuoi dire? Vale, vai. Ragazza, più la vodka. Valerio c'ha il bicipite inutile, regà. Bro, ma è tutto estetico. Mi fai un po' di estetico. Fammi sedere. Tanto grosso, buono. Vale. Aspetta, c'è un altro fight. Ciao, Patrie. 3. No, è dritto, sono io l'arbitro. 3, 2, 1, via. Dagli in culo. Dai, non ti credo che già non hai vinto. Ma lei, ma stai a fatica veramente. Raga, lui è più grosso di tutti noi messi insieme, in realtà. Ah, è vero, è solo distinto. Ah, è che sei solo basso 1,58 m, scialla. No, raga, avete presente che io sono basso? E di più, ancora di più. È vero. E lui è 1,5 m. Ah, ma è Lele. Ma a 1,40 m. Bello, brava. Lele. Ho chiamato l'ascensore, raga, per favore. A 1,48 m ci arriva. Quindi, anche dopo, parti in giro per fare bella figura. Sì, esatto. Se esatto. Sta con me, 1,52 m è troppo, Troppo, vero? È troppo. Lele, se famo l'Icos dell'amore. Sì. Ah, i costi dell'amore. Porco di... solo per te, amore mio. Che... ai costi dell'amore.
Ale, vieni con noi stasera. Non viene mai, Lele. Ma quando sta prendendo mai la terza bottiglietta in tutto ciò? Ma perché te lo controlli? È perché deve rimanere da idratato. Deve rimanere, ma la prima! Gli ha detto il trainer, gli ha detto. Ma perché lo controlli te? È troppo, troppo brutto, devo controllare. Perché è innamorata. Dai, ragazzi, sono venuta a fare face off. È innamorata? Ma bastava dirlo, raga. Batte il prima. Poi rischio. Batte il cuoricino io. Comunque ragazzi, qua. Non si può fare live. Ma ti sei comprato quella nuova? Vedete tutti. Inizio live. Qualcuno è entrato in questa live e ha fatto partecipe con noi. E invece ci ha raggiunto. Siete ancora in live? Eccolo qui. È arrivato. Oh Federico Pezzoli. È arrivato anche l'altro ospite. Ma buonasera. Buonasera a lei, caro. Ora lo facciamo alcolizzare come solo noi sappiamo fare. Ok, bro, vai. Questo sì, è tuo. Anche questo è tuo. Ah, oh? Caffèino. Andate. Devi andare? No. Ma dai, cosa c'è? C'è Valerio che urla, bro. Donnate! Te lo dico qua? Vabbè, calma. Dai, lo sai dove andiamo? Ah, ok, lo so. No, vabbè, però posso... Andiamo lì. Questa che non piena, no? Sì, devo farti sette shot. Vuoi venire? Ma andate tutte al Nice, raga. Sì, fra, al Nice. Che bello. Al Piper. Ma che ne sai te? Andiamo al Piper, proprio al Piper. Io sono al Piper, raga. Bella seratina, comunque, al Piper. Andiamo al Piper, se facciamo là. Vai, là, proprio là davanti in piazza, vai. Andiamo al Piper. Io do tutte le puntate a luna. Buono. Buona. Vabbè, raga, io mi sa che devo staccare la live, che a luna devo stare lì. Al Piper. Dai. Bella per Piper. Bella per Piper. Se becchiamo... Oh, famo la stessa live domani sera. Oi, bella, raga, abbiamo. Una lì. Bravo. A luna andiamo lì. La letiamo. Cosa? Come Lele? Bastardo infame lurido. Oh. Ciao. Ciao.